Buongiorno, oggi ci troviamo nel centro storico del paese di Monteleone Sabino. L'immobile che andiamo a descrivere si trova proprio qui lungo la piazza, quindi molto comodo da raggiungere perché, come potete notare, ci sono tutti i parcheggi. E l'entrata di questo appartamento sta proprio qui davanti a noi. Si gira qui a destra e si entra dentro. Davanti a noi possiamo notare il corridoio, qui c'è la cucina. Oggi purtroppo è un po' buio perché il tempo è un po' nuvoloso, però facciamo un giro qui nella cucina dove possiamo ammirare il camino. È uno dei classici appartamenti centro storico dove c'è da ridare una pulita, però molto carino. Qui hanno anche messi dei riscaldamenti e qui davanti a noi possiamo ammirare questo splendido panorama verso la vallata. Rientrando qui a destra c'è il bagno, un bagno con tutti i servizi, la vasca, e dall'altra parte c'è l'altro collegamento dove si può andare nella camera da letto. Anche qui la vista è sicuramente bellissima, è la stessa, e questa è la camera da letto. Facciamo un bel giro. E in pratica questo è il corridoio da dove siamo entrati, quindi per andare al bagno si può accedere sia dalla camera che dalla cucina. Facciamo un ultimo giro e lasciandovi a questo splendido panorama, ricordandovi che l'immobile che abbiamo descritto oggi è un appartamentino composto da cucina con camino, camera e bagno, con piccoli lavori da fare, con grande panorama, ma sicuramente il vantaggio di questo appartamento è che si trova vicino a tutti i servizi. Infatti vicino c'è il bar, c'è la chiesa, ma soprattutto c'è il parcheggio, che non è cosa da poco per i centri storici. Quindi vi saluto e ci vediamo per prossime visite.